Dunque, siamo arrivati appunto a Mao Zedong, Mao Zedong, quindi dittatore comunista dittatore della Cina comunista. Mao è stato celebrato in Europa come un grande rivoluzionario, come un grande personaggio, via dicendo. Invece è fondamentalmente un dittatore che, anche se oggi è adorato in Cina, noi sappiamo, insomma, che è stato uno dei peggiori personaggi del Novecento. In Cina il suo quadro è ancora un po' dappertutto, soprattutto nelle zone più importanti della capitale, il padre della patria, eccetera, eccetera. Ovviamente, perché? Perché la Cina è ancora oggi comunista, ok? Mao Zedong, invece, sappiamo che anche a livello personale era piuttosto, come si può dire, discutibile. Qualche aneddoto ve lo posso raccontare. Questo signore praticamente non si lavava mai i denti perché dice che le tigri non si lavano i denti. Al limite se le sfregava con un po' di foglie di tè. Lui sosteneva la totale uguaglianza di tutti i cinesi, quindi nessun cinese doveva avere uno spillo in più di chiunque altro. Però, tranne ovviamente Mao, il quale tra l'altro era allietato da due giovinette diverse ogni sera. Ok, quindi ecco, un personaggio a livello personale sicuramente discutibile, a livello politico ancora di più. Perché? Perché per gestire il potere ne ha fatte di cotte e di crude. Oltre a una bella e simpatica guerra civile che lui ha vinto con ovviamente morti, disperazione, condanne, persecuzioni. Il signor Mao Zedong, si è, come si può dire, distinto anche per delle scelte economiche perfettamente, come dire, assurde. In particolar modo, lui voleva aumentare la produzione di acciaio. Okay? E allora, che cosa si è inventato? Si è inventato le fonderie di villaggio. Cioè, in pratica, in ogni villaggio della Cina doveva esserci un forno, per produrre acciaio, in modo tale che i contadini potessero produrre da sé i propri attrezzi. Il risultato qual è stato? Migliaia di stupidi forni, di villaggio, che producevano pessimo acciaio, e ore e ore di lavoro sottratte al lavoro dei campi, okay? Con un disastro anche a livello proprio agricolo. Oltre a questa simpatica iniziativa, quando Mao si rese conto che in pratica gli stava sfuggendo il potere perché le persone che gli erano intorno, in un certo modo stavano cercando di riprendersi, come dire, di prendersi un po' di spazio, lui si inventò la rivoluzione culturale, affidandosi particolarmente ai giovani. Allora, innanzitutto scrisse il libretto rosso. Il libretto rosso era un libretto con su tutte le sue idee, le sue massime, che fu diffuso tra l'altro anche in Occidente. C'era un sacco di gente che adorava questo libretto rosso. Bene, in Cina tutti erano vestiti allo stesso modo. Li vedete ancora ogni tanto, soprattutto gli anziani, vestiti o in verde o in grigio, delle uniformi verdi o grigie. E tutti avevano questo libretto rosso. I piloti dell'aeronautica militare, prima di andare in volo, avevano il libretto rosso, se lo leggevano tra colleghi. Gli operai se lo portavano in tasca al lavoro, sempre col libretto rosso in mano. Okay? Il culto della personalità a mille, un po' come Stalin, Mussolini o Hitler. E questo signore, poi che cosa fece? Fece anche la cosiddetta rivoluzione culturale, cioè in pratica disse che solo i giovani sono onesti, gli anziani sono tutti corrotti, i professori sono corrotti, i medici sono corrotti, insomma, le persone istruite sono corrotte. Qual è stato il risultato? Che obbligò al lavoro nei campi anche i professionisti. Voi immaginate un insegnante, ma anche un medico, insomma, un architetto, eccetera, che dopo il suo lavoro in ufficio, a scuola, in ospedale, ok, dedica alcune ore alla coltivazione dei campi. Secondo voi come andrà a finire? Per me finisce molto, 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 molto male. Ok, la rendita nei campi ovviamente non viene migliorata, la resa dei campi, ma sicuramente il medico il giorno dopo non sarà proprio freschissimo nel prestare le sue cure.
Ecco, e chi non si adeguava a queste cose non è che venisse ammazzato, no, 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 non è, la Cina per quello non è stata troppo cattiva, diciamo così. No, semplicemente veniva umiliato, veniva, come dire, gli veniva consigliato di autodenunciarsi, di mettersi in pubblico, dire io ho sbagliato, chiedo perdono, eccetera, eccetera, veniva inviato in un campo di rieducazione dove lavorava, lavorava, lavorava. E seguiva dei corsi di indottrinamento politico, okay, per diventare un bravo comunista. Quando aveva dimostrato di essere cambiato, veniva lasciato libero e tornava a fare quello che faceva prima, o gli trovavano, insomma, qualcos'altro da fare. Il risultato di tutta questa bella azione è stato l'impoverimento della Cina, fondamentalmente, e morte di alcuni milioni di persone per fame. Ok, perché il disastro economico c'è stato. Poi, come succede a tutti gli esseri umani, Mao è morto, okay, è stato sostituito, diciamo così, c'è stato un po' di situazioni un po' caotiche, ma alla fine, la Cina è rimasta stabile sotto la guida del Partito Comunista Cinese, partito unico. Okay? La dittatura si capisce che è tale quando c'è un solo partito. Ok? Anche se l'attuale presidente cinese è eletto in un certo modo dal popolo, okay, adesso non stiamo a indagare su come si arriva a questo livello, è comunque sempre il Partito Comunista che decide candidati, che decide chi deve governare, eccetera, eccetera. All'interno del Partito Comunista si discute anche, non è quello il punto, però esiste un solo partito. Chiaro il messaggio? Questa è una dittatura, si chiama dittatura del Partito Unico. La Cina è, oltre a essere comunista, è una potenza nucleare, è la quinta potenza nucleare al mondo, cioè quinta nel senso di ordine di apparizione. Primi sono stati gli Stati Uniti, poi l'Unione Sovietica, poi sono arrivati gli inglesi, poi sono arrivati i francesi e alla fine sono arrivati anche i cinesi, okay? Che sono dotati ancora oggi di parecchie armi nucleari, quindi non sono da prendere sotto gamba. Allora, il regime comunista è andato avanti tranquillamente per i fattacci suoi fino al 1989. No, il 1989, chissà perché. Ok, chiaro, difficoltà economiche, ma anche le notizie che in qualche modo arrivavano dal resto del mondo del comunismo in crisi, okay, ha portato i giovani cinesi a, come si può dire, protestare contro il regime cinese e a chiedere delle riforme. Loro non volevano l'abbattimento del comunismo, volevano soltanto un po' più di respiro, un po' più di libertà. E quindi nel 1989, nell'estate, c'è stata la rivolta di piazza Tiananmen. Tieni a mente Tiananmen, ok? Piazza, la piazza centrale di Pechino, fondamentalmente. Che cosa è successo? È successo che migliaia di giovani si sono riuniti in questa piazza e hanno manifestato, appunto. Inizialmente il Partito Comunista e il governo, insomma, hanno accettato questa protesta, ma c'è stato un piccolo problema, due problemi. In realtà, questa manifestazione stava facendo fare una brutta figura al governo cinese, stava facendo perdere la faccia, e perdere la faccia per un cinese è una cosa orribile. Quindi il governo, di fronte al mondo, non poteva farsi vedere come ostaggio di giovani che protestavano. Il secondo problema è che i genitori, i parenti, gli amici di questi giovani gli stavano dando aiuto e supporto e quindi poteva andare avanti molto a lungo questa rivolta, no, rivolta, questa protesta, che si trovava però al centro di Pechino, cioè nel centro della capitale. E questo significava che stava bloccando la capitale, proprio a livello di traffico, di movimento, e quindi bloccare la capitale significava bloccare il paese, con il rischio di avere una crisi economica. Quindi a un certo punto il governo cinese ha deciso di intervenire ed è intervenuto con i carri armati, come vedete. Questa è una scena famosissima, si vede anche in un episodio dei Simpson, dei cartoni animati, okay? Quando un giovane cinese, okay, un giovanotto, si mette davanti a una colonna di carri armati stava andando in piazza per schiacciare la rivolta. Okay? Si mette lì davanti. E vi faccio vedere un breve filmato in cui vediamo appunto le manovre del carrista per non tirar sotto questo giovanotto che poi verrà preso su da alcuni amici e lo porteranno via.
Non sappiamo il destino del giovanotto, sappiamo che il carrista, il pilota del carro, fu punito, okay, per non aver agito, per non aver reagito. Però è una cosa bellissima quella che è successa. Il vero eroe, ragazzi, è stato il carrista, più che il giovanotto. Allora, adesso vediamo se riesco a recuperarvi il filmato, anche se non c'è audio, pazienza. Dunque, quando la protesta si estende anche in altre città, il governo decide appunto di intervenire e ne combina appunto di cotte e di crude. E massacro, perché li hanno massacrati, pestati, hanno usato le armi. Ecco qui, questo è il momento, insomma, qui di maggiore difficoltà. Ecco, vedete, il ragazzo, adesso si avvicina all'immagine, la colonna di carri armati. Considerate che un carro armato del genere pesa intorno ai 45-50 tonnellate. È un'immagine, ragazzi, che a noi giovani dell'epoca ha fatto venire i brividi, perché era il simbolo proprio di un'epoca che cambiava, come la caduta del muro di Berlino. Questo giovane adesso sale, cerca di parlare con l'equipaggio. Esatto. Bene. Bene, non si sa quanti siano i morti di questa repressione, comunque è finita molto male. Nel sangue, incendi, mi ricordo automezzi incendiati, eccetera, eccetera. Da allora qualche piccola concessione è stata fatta, però diciamo così che il Partito Comunista Cinese ha deciso di calmare la popolazione migliorandone le condizioni economiche. E infatti la Cina da quel momento in poi, diciamo così, da quando è caduto il comunismo nel resto del mondo, lei, pur rimasta comunista, ha iniziato a galoppare a livello economico, al punto che mentre per noi una volta roba cinese significava roba di pessima qualità, e soprattutto, bah, chissà da dove viene, eccetera, eccetera. Oggi invece sappiamo bene che la Cina ha invaso i nostri mercati ed è la seconda potenza economica del mondo dopo gli Stati Uniti, che comunque valgono il doppio della Cina, giusto per avere un'idea di quanto sia forte l'economia americana. Okay? L'economia cinese dagli anni 90 in poi è sempre in costante crescita. Al punto che a volte il governo cinese deve rallentare il tasso di crescita perché è eccessivo, cioè crescono troppo, mentre noi caliamo, loro crescono troppo, ok? Diventerebbe una crescita incontrollabile perché costruiscono edifici, nuove città, strade, autostrade, fabbriche, consumano energia in maniera spaventosa e chiaramente quindi devono continuare ad alimentare questa crescita, allora devono rallentarla, ok? Allora, interessante anche. Niente, dai, ci fermiamo qui perché manca solo un minuto. Ciao.